La storia di padre figlio e dell'Italia riscritta in un libro in uscita nei prossimi giorni e sulle stimmate ancora polemica. Padre Pio, il mistero delle stimmate, sta per uscire il libro di Sergio Luzzato che su documenti finora segreti riscrive la storia del frate santo di Pietrelcina. Aldo Maria Valli. 16 giugno 2002, piazza San Pietro è troppo piccola per contenere la folla quando Giovanni Paolo II proclama santo padre Pio da Pietrelcina. Si conclude così, almeno per la Chiesa, una vicenda lunga più di 80 anni, iniziata qui, davanti a questo crocifisso, nella vecchia chiesa di San Giovanni Rotondo, dove padre Pio, al secolo Francesco Forgione, ricevette le stimmate, segni di dolore al centro da allora di lunghe controversie, soprattutto tra ecclesiastici. Alla vita di padre Pio, inserita nel contesto della storia italiana, è dedicato questo libro in uscita da Einaudi. Lo ha scritto Sergio Luzzato, che per la prima volta ha potuto accedere a carte inedite custodite in Vaticano. Tra le vicende più controverse, quella dell'acido fenico. Quello che è sicuro è che esiste negli archivi del Sant'Uffizio la prova certa, il pezzo di carta in cui padre Pio chiedeva di procurargli di nascosto questo acido fenico, che era una sostanza notoriamente urticante. Se poi l'abbia usato o non l'abbia usato, questo resta materia di interpretazione. Questa, nel convento di San Giovanni Rotondo, è la stanza in cui padre Pio venne operato nel 1925 dal dottor Giorgio Festa per un'ernia. Il frate non volle farsi addormentare, ma il dolore fu tale che padre Pio svenne e il medico ne approfittò per guardare le stimmate. Testimoniò che non potevano essere il frutto di autolesionismo. Ma come esce padre Pio dal libro di Sergio Luzzato? La figura di padre Pio esce bene. Le contraddizioni mi sembra che riguardino soprattutto quello che io personalmente definisco il piismo. Il movimento attorno a padre Pio non è stato sempre un movimento di santità o di innocenza o di distacco dai beni.